sia un aspetto che è biografico, è un aspetto che è concettuale. Cioè io a un certo punto ho finito, non so, l'Accademia nell'87, nel 94 faccio iniziare il lavoro così come lo vediamo oggi. Quindi diciamo che si tratta di una decisione, quindi ha sempre a che fare con una decisione, con una forma di consapevolezza. Cioè a un certo punto io decido che questa cosa qui diventa anche, questo termine orrendo, una professione. E da quel momento in poi c'è proprio un impianto concettuale, anche teorico, ma anche fisico, perché poi gli oggetti rappresentano questa cosa qua, che appunto è questo confronto tra un'idea di non arbitrarietà, l'utilizzo dell'ottica fotografica, della carta geografica, del rilievo architettonico, quindi tutti elementi che vengono, diciamo, provengono da ambiti che manifestano uno sforzo a non essere arbitrari, rapportati con quel processo di trasformazione che solo l'arte è in grado di fare e che conduce in una terza, a un terzo risultato che spesso è imprevisto e che appunto determina quello che poi chiamiamo questa, no, opera d'arte, esperienza delle cose, esperienza delle idee, esperienza è un termine interessante anche perché non ha a che fare con l'individuo, perché ci riguarda intimamente. L'esperienza alla fine si attiva soltanto nel momento in cui può essere condivisa, cioè nel senso che quando noi in qualche modo proviamo un'esperienza, se questa stessa è condivisa, è come se si certificassero, diventa un elemento di dialogo tra il sé e l'altro. Questo è un aspetto interessante dell'arte, cioè che a partire da un'esperienza individuale può rappresentare o manifestare un punto di vista nel quale gli altri si riconoscono o si possano riconoscere, anche per ragioni diverse da quelle che hanno generato le opere. Perché probabilmente per quanto riguarda l'autore c'è sempre questo rapporto tra il sé e gli altri, no? Le opere nascono a partire da un innesco che probabilmente è molto individuale, molto personale, è frutto di un'esperienza molto personale, ma la forza delle opere più interessanti, a mio avviso, è proprio quella che fa riconoscere, che permette agli altri di conoscervisi, anche per ragioni che sono diverse da quelle che l'artista aveva indicato inizialmente. Io per anni ho parlato di questa cosa, ora te la riracconto perché comunque mi piace sempre questa idea, cioè il fatto che a un certo punto io mi resi conto che questi pittori del Settecento, vedutisti, facevano i loro lavori con questa, in realtà con questo obiettivo di oggettività, per cui utilizzavano delle camere, questa camera ottica, camera chiara, delle camere ottiche che riuscivano attraverso il prisma a proiettare sulla tela, gli consentivano di avere delle visioni delle città il più possibile vicine alla realtà. Quindi a questo punto mi sono chiesto, ma l'obiettivo lì era quello di rappresentare la città nella maniera più oggettiva possibile o questi qui stavano facendo dei quali? La mia esperienza era che entrando nelle sale dei musei tedeschi, musei olandesi, anche musei italiani, nelle sale vedutisti, questi qui, Canaletto, Bellotto, brillavano per delle caratteristiche che non erano l'oggettività, erano delle qualità un po' inspiegabili a parole che però avevano a che fare, secondo me, più con l'artisticità. E quindi proprio su questo crinale, su questo bordo tra una chiamiamola scientificità, però in realtà io non ho mai lavorato sulla scienza, chiamiamo non arbitrarietà, che mi piace di più, e questa trasformazione, questo brillare per ragioni artistiche che sin dall'inizio del mio lavoro mi ha sempre affascinato. È una cosa che ha a che fare con il punto di vista e con un'esperienza delle cose. E anche se ci pensi, anche con un dialogo con gli altri, perché questa inspiegabilità, questo fatto che alcuni brillano e altri un po' meno, ha a che fare proprio con lo sguardo, si attiva esclusivamente con lo sguardo dell'altro. E il pulviscolo atmosferico ha a che fare con questa frase di Leonardo che considerava i paesaggi, le visioni reali del paesaggio, come immerse, no, in questo pulviscolo, per cui
più si allontanano, più sono immerse, più c'è pool visco atmosferico tra noi e loro e più sono sfumate. E questo lui poi lo rendeva fisicamente e anche pittoricamente attraverso l'uso delle velature. A me questo pool visco si frappone tra noi e ciò che vediamo e l'oggetto della nostra percezione negli ultimi anni mi ha particolarmente interessato e ho cercato di materializzarlo, diciamo così, attraverso questo colore, questa esperienza del colore che si è manifestata attraverso varie modalità. Una di queste è quella che hai visto lì alla Filanda, per cui improvvisamente diciamo il centro semantico, ora la ciminiera, che improvvisamente fuma colorato. C'è questa esperienza fisica, no? Sia di centralità di un luogo, così l'allegoria, simbologia di un elemento architettonico che si attiva attraverso questa esperienza del colore. Ma lo stesso accade, per esempio, anche se in forma diversa, nell'installazione che ti hai visto in Sicilia, dove appunto c'era questa che si chiamava Common Place, unité d'habitation. Le uniche fonti di luce dello spazio erano filtrate, diciamo così, da dei filtri colorati, che erano in realtà delle costruzioni che rimandavano un po' a un modo di costruire i quadri del modernismo, ma anche da Malevich in poi, quindi questi quadrati, rettangoli che si sovrammettono in maniera astratto-geometrica, che però fungono da filtro e emanano nello spazio questo colore. In quel caso lì erano tre colori dell'acronimo RGB utilizzati per tutte le immagini oggi dei computer, delle cineprese, delle macchine fotografiche, della stampa digitale. Innescare questa possibilità di poter immaginarsi o materializzare tutti i colori possibili dello spettro cromatico. Quindi diciamo lì dentro è una specie di camera di condensazione con un ambiente rosso, uno blu e uno verde. In questa camera di condensazione c'erano appesi tre dipinti di questi che vediamo qui dietro, di questo ciclo unité d'habitation, che appunto, proprio perché erano immersi all'interno di questi tre colori, erano appunto neri, cioè la somma di tutti. Ereditavano il riverbero di questi colori che cambiavano nell'arco della giornata, quindi anche loro a loro volta erano più verdi o più magenta o più blu. Li chiamo unité d'habitation perché sono dei lavori che sono realizzati a partire così da una fascinazione, diciamo così, di queste costruzioni omonime di Le Corbusier, che sotto un certo profilo hanno così decretato il fallimento dell'idea bellissima, utopica del modernismo, però un fallimento abitativo. Dal mio punto di vista era interessante ritirar fuori questa utopia, proprio nella sua bellezza e purezza, attraverso proprio quella che era l'origine di tutto questo meccanismo, cioè il progetto. E allora, vedendo le sezioni di questa unità di abitazione, che le ultime sono rimaste a Marsiglia, ci sono questi appartamenti duplex, secondo livello, coesiste col primo del successivo e così via, e allora sono venuti fuori questi lavori che sono fatti a strati, dove ogni mano ortogonale all'altra prelude alla mano successiva. E poi la cosa interessante di queste unità d'abitazione è che il terrazzo era previsto essere un po' come la piazza, no? Quindi il centro di aggregazione delle persone che vivevano. E a me questo interessava, mi piaceva molto, la vita in relazione anche rispetto ai piani e ai livelli. Allora, sono dei lavori che rappresentano, o non rappresentano altro che se stessi, ma se vogliamo proprio trovargli una relazione, è proprio questa con una ricerca di rapporto con l'altro.